Italia accoglie Giorgia Meloni, primo comizio molisano sulla spiaggia per la presidente di Fratelli d'Italia, che ha rilanciato i temi cari al partito in testa nei sondaggi. Con lei i candidati e il coordinatore regionale siamo uniti, hanno detto, ad attenderla simpatizzanti, curiosi e anche manifestanti in protesta. Giuseppe Conte e Molise, siamo una forza seria che non ha secondi fini ma ha a cuore l'interesse dei cittadini. Queste le sue parole rilasciate in un'intervista a Primo Piano Molise. Superbonus e salario minimo, i punti cardine del programma. Il CIS, ha anche detto, va portato a termine quanto prima e venerdì mattina a Campobasso il movimento presenta i candidati. Folla commossa ad Agnone nel giorno dell'addio a Paola Cerimele, l'attrice che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto sulla Trignina il 25 agosto. Tutta la comunità altomolisana era molto legata alla 48enne e a lei verrà intitolato il Teatro Cittadino. Le priorità infrastrutturali per il sistema economico molisano, questo è il tema del convegno di rilievo nazionale in programma domani dalle ore 9.30 nella sala della Costituzione della provincia a Campobasso. L'iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio e da Union Trasporti. Con 17 voti favorevoli e 11 contrari, il Comune di Isernia ha aderito alla convenzione con Grim, società consortile di Egam. Per il sindaco castratare è una decisione ineludibile, per la minoranza c'è il concreto rischio di una privatizzazione dell'acqua. A Campobasso intanto il Comune ha definito il processo di partecipazione dei cittadini al bilancio. Infine lo sport, il calcio, acque sempre più agitate nel Campobasso. Mentre Gesuè vaglia le soluzioni per ripartire dalla D, a 4 giorni dall'inizio del campionato, il socio di minoranza Rizzetta si dice contrario al ricorso al TAR e disposto a investire sull'eccellenza. Se ne parlerà domani sera su Teleregione alle 21 con il ritorno di Molise Sport. Basket e volley, Magnoli a Campobasso ed Europa 92 Isernia si preparano ai rispettivi tornei. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Teleregione. Come avete sentito dai titoli, questo per le elezioni politiche, il giorno di Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli d'Italia, è arrivata a Termoli proprio ad ora di pranzo per rilanciare i temi cari al partito che è in testa nei sondaggi. Ha incontrato la cittadinanza folla sulla spiaggia, lì dove la leader dei Fratelli d'Italia ha incontrato i candidati, il coordinatore regionale, e sentiamo uno stralcio dell'intervista che ha rilasciato proprio pochissimi istanti fa alla folla di giornalisti presente. Sentiamo. Guardi, io rispondo che secondo me lo scostamento di bilancio, ulteriore debito per questa nazione, deve essere l'ultima ratio. E torno su quello che dicevo. Noi siamo la nazione dell'Europa occidentale che si è indebitata già di più con i soldi del PNRR. Ora abbiamo quelle risorse che in teoria sono destinate a fare altro prioritariamente, perché per l'energia c'era molto poco. Io dico che le priorità sono cambiate e che la prima cosa che noi dovremmo fare è rivedere quelle priorità e usare i soldi che già abbiamo usato a debito, o che già, per i quali già ci siamo indebitati, per concentrarci sulla priorità delle bollette. Dopodiché ci sono alcune cose che si possono fare, secondo me, che non richiedono, diciamo, scostamenti particolarmente eccessivi, come una proposta che io continuo a due proposte che Fratelli d'Italia continua a portare avanti. Una è: le bollette lo scorso anno costavano 100, quest'anno costano 500, sto ragionando da spanne ovviamente. Sull'aumento lo Stato ci guadagna di IVA, oltre ovviamente che di accise. Perché intanto non diciamo che lo Stato non guadagna sull'aumento delle bollette e ci taglia tutti gli oneri sulla parte eccedente rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente? Perché è una misura a costo zero per lo Stato italiano e non capisco perché non si sia ancora fatto. L'impatto può essere minimo e intanto è un impatto che leggi in bolletta. Dopodiché un'altra cosa banale che si può fare e che può fare l'Italia, e su cui io sono disposta, sto lavorando al documento, ad andare in Parlamento domani per approvarla, è dividere il costo dell'elettricità da quello del gas. Perché noi abbiamo questa convenzione che quando nacque, diciamo, serviva, perché il gas costava di meno, di legare tutto il costo delle fonti energetiche al gas. Ma oggi che il gas sta a 700 e le rinnovabili stanno a 100, a te non conviene più legarlo. Slegalo, perché la stessa bolletta, se è fatta per il 50% da termoelettrico e per il 50% da fonti rinnovabili, a te non costa più 700, ti costa 400. Ok? Questa è un'altra cosa che si può fare tendenzialmente a pochissimo costo, perché alcune aziende andranno chiaramente sostenute, quelle che hanno un'alta percentuale di elettricità che è data chiaramente dal gas,
però si fa con risorse che secondo me noi siamo in condizione di trovare. So che questa proposta tra l'altro l'aveva già fatta il ministro Cingolani, che è persona competente su questa materia, siamo disposti a votarlo domani. Che cosa altro possiamo diciamo dire per convincere le altre forze politiche e il governo a procedere su questo? Fa discutere però la proposta di riaprire il Parlamento. Allora no, la situazione in Molise. Il Parlamento si può tranquillamente riaprire se sono d'accordo tutte le forze politiche. Guardi, se sono d'accordo io che sto all'opposizione, si figuri se non dovrebbe essere d'accordo la maggioranza. Prego. Onorevole, veniamo un attimo alla situazione in Molise. E allora abbiamo sentito Giorgia Meloni, tra l'altro al microfono del collega Emanuele Bracone, che sta seguendo per noi l'arrivo della Presidente di Fratelli d'Italia, che è tuttora al Lido La Lampara a Termoli. Come avete sentito, ha rilanciato i temi cari, in particolare la proposta di cui ha parlato nelle scorse ore, quella di abbattere IVA e accise contro il caro bollette, e anche l'ipotesi, l'iniziativa che ha proposto di ridiscuterne in Parlamento tutti insieme. Ci collegheremo più avanti ancora con Termoli, ma ora continuiamo con la pagina elettorale e parliamo di Giuseppe Conte. Anche lui ha scelto la città adriatica per il suo ritorno in Molise, ha rilasciato un'intervista a Primo Piano Molise a Rita Iacobucci. Sentite i temi di cui ha parlato. Torna in Molise, terra che lo ha visto presente più volte, da premier per la stesura del contratto istituzionale di sviluppo, poi da capo dei 5 Stelle per la campagna elettorale delle amministrative 2021 a Isernia. Prima della tappa a Termoli, Giuseppe Conte ha illustrato l'agenda progressista del movimento a Primo Piano Molise, ripartendo però da luglio, dalla crisi di governo, dal successivo scioglimento delle Camere. L'esecutivo Draghi, ha detto Conte nell'intervista, non dava più risposte al paese, è stato sordo al nostro allarme sull'emergenza energetica e di questo ritardo ora famiglie e imprese pagano il prezzo. Nessun rimpianto dunque, i punti cardine del programma che i 5 Stelle propongono agli italiani sono salario minimo, reddito di cittadinanza, super bonus. Noi riteniamo che il lavoro delle persone vada riconosciuto e pagato degnamente, vogliamo l'introduzione del salario minimo legale a 9 euro all'ora, basta stipendi da fame, ha detto Conte. Il reddito di cittadinanza inoltre lo abbiamo migliorato, dobbiamo continuare a farlo, abolirlo come vuole il centrodestra significa lasciare senza protezione quelle famiglie che oggi a causa della crisi non riescono a farcela, non lo permetteremo. Presidente del Consiglio nel momento peggiore della pandemia ha aggiunto, riallacciandosi a quella esperienza, che il Movimento 5 Stelle del nuovo corso ha dimostrato di essere una forza politica seria che dedica tutte le sue energie all'interesse dei cittadini e delle imprese senza secondi fini. Sono lo stesso Giuseppe Conte che ha gestito il paese in piena pandemia, ha portato a casa 209 miliardi per l'Italia. Noi non abbiamo amici da accontentare o interessi particolari da tutelare. Niente polemiche poi sulle parlamentari, è stato il suo invito implicito. Siamo stati soli a scegliere i candidati attraverso il voto della rete, gli altri li hanno imposti e paracadutati. Quanto alla capolista donna per la Camera che ha preso il posto di Nick Di Michele, che aveva vinto le parlamentarie, crediamo molto nella rappresentanza di genere, così Conte, un metodo per noi oltre che un adempimento di legge. Il contratto di sviluppo, infine, firmato a Campobasso l'11 ottobre del 2019. I CIS sono strumento di riqualificazione e sviluppo nei quali credo molto, lo dimostra il fatto che ci abbiamo puntato molto durante i governi che ho guidato. Quello del Molise, ha concluso Conte, va portato a termine quanto prima. Il Covid ha rallentato sì molte attività, ma evidentemente ancora una stoccata all'ex presidente della BCE. Il governo Draghi non ci ha investito a sufficienza. E andiamo di nuovo live da Termoli con la nostra troupe che è sul posto, composta da Alessio Taller ed Emanuele Bracone. Sentiamo l'audio di Giorgia Meloni. Ne parlo lo stesso, sono una persona abituata a dire la verità. Io non sogno per i giovani di questa nazione. Si sente poco la Presidente di Fratelli d'Italia, come vedete attorniata dai candidati, c'è Costanzo Della Porta, c'è Lorenzo Cesa, leader dell'UDC, c'è anche Claudio Lotito, c'è anche Paola Pelino, insomma tutti i candidati in Molise del centrodestra hanno raggiunto Termoli oggi per accogliere Giorgia Meloni, che nelle ultime sue dichiarazioni ha anche parlato nuovamente dell'ipotesi che lei sia la Presidente del Consiglio, prima donna Presidente del Consiglio, ha detto non rinuncerò a mia figlia per svolgere il ruolo di Premier. Sentiamo ancora l'audio live. Perché possa vivere dignitosamente, ma per chi può lavorare la sfida
è trovare un posto di lavoro, incentivare all'assunzione, dare le risorse alle aziende che oggi vengono spese in buona parte del reddito. Va bene, possiamo tornare in studio, quindi come avete sentito anche i temi del lavoro trattati dalla leader di Fratelli d'Italia, naturalmente tutti gli aggiornamenti sulla visita a Termoli anche nel corso del TG serale. E sempre per quanto riguarda la pagina delle elezioni politiche, dopo domani venerdì 2 settembre ci sarà a Campobasso la conferenza stampa di presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle. L'incontro si terrà alle 10.30 all'Hotel San Giorgio in via Insorti d'Ungheria e sarà presente il coordinatore regionale del Movimento Antonio Federico, quindi questo per la presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle. Per la cronaca adesso andiamo ad Agnone, dove tutta la città ha tributato il proprio omaggio a Paola Cerimele, l'attrice scomparsa all'età di 48 anni qualche giorno fa nel tragico incidente stradale che è avvenuto sulla Trignina. A lei sarà intitolato il teatro cittadino. Sentiamo Nicola De Santis. La chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli, pur nella sua imponenza, non è riuscita a contenere le centinaia di persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta l'attrice Paola Cerimele. Autorità politiche e religiose, artisti, semplici cittadini provenuti da ogni angolo della regione. Paola ha unito nel cordoglio l'intero Molise. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla chiesa, portato a spalla dagli amici di sempre, coperto da fiori bianchi. Le esequie sono state concelebrate dal parroco Don Onofrio di Lazzaro insieme a Don Francesco Martino e ad altri due sacerdoti, quasi a voler ribadire la solennità del rito. In particolare Don Onofrio, con la voce rotta dall'emozione, ha ripercorso la vita di Paola Cerimele e la sua prestigiosa carriera artistica, dai suoi primi passi nel mondo della recitazione mossi proprio in parrocchia ai più importanti palcoscenici nazionali. «Tanti sipari si sono chiusi dopo le tue recitazioni», ha detto nel corso dell'omelia il parroco. «Ora sei salita in cielo, su un palcoscenico dove il sipario non calerà mai». Al termine del rito funebre, la sorella di Paola, Giovanna, prendendo la parola, ha chiesto all'artista la forza per continuare a vivere tutti, ad iniziare dal compagno Lello, senza di lei. Toccanti anche le parole pronunciate da Sharon Santella della Compagnia Stabile del Molise in rappresentanza del mondo dell'arte e della cultura. Certe note sono eterne come i tuoi capelli d'oro mossi dal vento. È qui che rimarrà quella promessa di andare avanti nel bene e nel male, anche quando le cose non sembrano andare. La memoria oggi resterà impressa dentro ognuno di noi come una grande artista e maestra. Addio Paola. E torniamo ancora in diretta da Termoli, dove per noi c'è il collega Emanuele Bracone che sta seguendo la visita di Giorgia Meloni all'Idola Lampara. Passo la linea direttamente a Emanuele per una sintesi. L'Idola Lampara a Termoli, alle nostre spalle un capannello di persone che sta ascoltando la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, arrivata qui sul viale Cristoforo Colombo intorno alle 13.40, accompagnata dalla classe dirigente del partito, da tutto il centrodestra, compresi i candidati Lorenzo Cesa, Claudio Lotito e ovviamente anche Filoteo Di Sandro, coordinatore regionale, Costanzo Della Porta, Elisabetta Lancellotta e Luciano Paduano. Tanti temi messi a fuoco dalla leader che si presenta come premier in pectore a seconda dei sondaggi che si stanno avvicendando in queste settimane, soprattutto la ricetta di uno Stato che deve sostenere le aziende, detassarle, rilanciare il lavoro e non perseguire la politica dei sussidi. C'è stato anche un piccolo picchetto di protesta organizzato negli ultimi giorni con dei ragazzi che hanno mostrato dei cartelli. A te la linea. Grazie Emanuele Bracone che ci ha sintetizzato
I temi principali che sono stati, ci ha sintetizzato Emanuele, i temi principali che sono stati affrontati dalla leader di Fratelli d'Italia. Continuiamo con il nostro telegiornale, parliamo di un evento molto importante che si terrà domani mattina a Campobasso nella sala della Costituzione della provincia, organizzato dalla Camera di Commercio e da Union Trasporti. Si parlerà di infrastrutture e di sviluppo, quindi delle opere viarie non solo legate alle imprese. Imprese e infrastrutture, un binomio che non può essere scisso se si pensa a un reale sviluppo di una regione come il Molise, terra in cui potrebbero approdare tante aziende, ma penalizzata dall'assenza dei servizi inerenti alla mobilità. Temi e necessità queste fatte proprie da anni ormai dalla Camera di Commercio del Molise. L'ente, presieduto da Paolo Spina, ha aperto interlocuzioni con iscritti, stakeholder, istituzioni, mettendo a punto una sorta di report. È il libro bianco delle priorità infrastrutturali del Molise, documento che verrà presentato domani nella sala della Costituzione della provincia a Campobasso nel corso di un evento di respiro nazionale in programma dalle ore 9.30 alle 13, in cui relazioneranno il presidente di Union Camere Andrea Prete, lo stesso Paolo Spina, Antonello Fontanili, direttore di Union Trasporti, e Roberta Del Piano, project manager di Union Trasporti. All'incontro prenderanno parte assessori regionali, vertici della Molisana, della Meccanica Oriente, del Gemelli Molise e della DR Automobile Group. Il libro bianco sintetizza i bisogni infrastrutturali del Molise, quindi elenca le opere necessarie al sistema imprenditoriale per superare la crisi in atto e recuperare competitività sui mercati nazionali e internazionali. Dopo la presentazione del documento verrà illustrato il progetto di ampliamento del network di aviosuperfici lungo la dorsale appenninica, idea che può contribuire a creare un collegamento efficiente lungo la penisola per tutte quelle zone che sono difficilmente raggiungibili dalle grandi arterie di collegamento e che passa innanzitutto dalla realizzazione di un'aviosuperficie in Molise. L'evento di domani, organizzato da Camera di Commercio e Union Trasporti, si pone l'obiettivo di confermare il ruolo attivo del sistema camerale rispetto al disegno di una strategia di medio-lungo periodo sullo sviluppo infrastrutturale, e rappresenta la prima delle 19 tappe di un vero e proprio roadshow camerale sui temi infrastrutturali, appunto, iniziativa che coinvolge tutti i territori regionali che aderiscono al programma promosso attraverso il Fondo di Perequazione 2019-2020. A moderare i lavori sarà Massimo De Donato, giornalista specializzato nel settore dell'economia dei trasporti. Nel corso dell'ultima seduta della Commissione Consiliare Bilancio del Comune di Campobasso, presieduta dalla consigliera Giuseppina Di Iorio, l'assessora al bilancio Giuseppina Panichella ha illustrato quelle che sono le linee di indirizzo relative al bilancio partecipato. È un'iniziativa molto voluta dalla nostra amministrazione, ha detto. Costituisce uno strumento di democrazia diretta attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di una parte delle risorse economiche dell'ente nelle aree e nei settori nei quali l'ente ha competenza diretta. Ringrazio tutti, ha detto ancora l'assessora Panichella, i componenti della Commissione Bilancio per l'apporto in termini di idee e queste linee di indirizzo che si avviano a una definizione ormai finale, verranno poi portate in giunta per poterle approvare, quindi va a definirsi il percorso del bilancio partecipativo del Comune di Campobasso. Mentre adesso ci spostiamo al Comune di Isernia, c'è stato il Consiglio nelle scorse ore e con 17 voti favorevoli è stato approvato è stata approvata l'adesione alla GRIM, società consortile dell'EGAM, parliamo quindi della gestione dell'acqua. Per il sindaco Castratara è una decisione ineludibile, per la minoranza c'è il concreto rischio di una privatizzazione dell'acqua. Sentiamo ancora Nicola De Santis. L'adesione del Comune di Isernia a EGAM e quindi alla società consortile GRIM è passata con 17 voti favorevoli e 11 contrari, oltre ad un astenuto. In aula però il dibattito è stato rovente. L'opposizione teme che l'acqua possa trasformarsi da risorsa pubblica in merce. La maggioranza di contro escluso il rischio di una privatizzazione. In particolare il sindaco Piero Castrataro ha ricordato ai consiglieri che lo schema di convenzione ricalca il modello nazionale. Io ho precisato tranquillamente che anche nel DL Aiuti Bis, se non fosse stato fatto l'affidamento del servizio idrico, il Presidente della Regione
diventerà nel giro di 90 giorni commissario anche per l'erogazione del servizio idrico integrato, e quindi questa è l'occasione per i comuni di dimostrare la propria maturità nel gestione del servizio, perché lo hanno fatto soprattutto i comuni grandi ma anche quelli piccoli in tutti questi anni, spesso l'hanno fatto in modo efficiente, e quindi questo è il modo per portare quelle competenze all'interno della nuova società che, ripeto, è una società a totale capitale pubblico e il servizio è cosiddetto in-house. Mi dispiace che soprattutto la parte di mia minoranza si stia speculando su questa questione quando tutti sanno che gli investimenti che sono stati fatti finora erano trasferimenti dalle regioni e dall'Europa, da oggi non ci saranno più se non viene fatto la gestione del servizio idrico integrato. Il consigliere di Alleanza per il Futuro, Giovan Carmine Mancini, ha replicato che è concreto il rischio di un aumento esponenziale della tariffa in danno delle famiglie isernine già fortemente penalizzate dalla crisi economica e dal costo del gas e dell'elettricità. Abbiamo problemi di ogni genere tranne quello di approvvigionamento idrico. Per la verità le anime belle della sinistra sono ossequiosi ai diktat nazionali e quindi aprono con questo ennesimo atto l'ingresso ai privati. E, tanti anni fa io lottavo per l'acqua pubblica da destra, c'erano molti amici e conoscenti di sinistra che lottavano insieme a me. Adesso governano, sono zitti, muti come pesciolini e alzano anche la zampina, anzi la pinna. Ma questi sono. Ce ne accorgeremo fra pochi anni di che salasso staremo a discutere e di quanto dovremmo sopportare per queste scelte assurde che vengono fatte sulla pelle e sulle tasche dei cittadini, isernini soprattutto, ma anche molisani. Tra gli 11 voti contrari anche il parere negativo di due esponenti di maggioranza. Ma in giro per il mondo per raccontare la storia di suo fratello, Gianpaolo Imbriani è arrivato a Termoli con il suo Storia di una promessa, un volume nato dall'esigenza di ricordare e di far conoscere il calciatore Carmelo Imbriani e tenere fede anche appunto a una promessa che gli aveva fatto prima che gli dicesse addio. Un volume di circa 300 pagine in cui l'autore ripercorre il viaggio intrapreso dopo la prematura scomparsa del fratello, il calciatore Carmelo Imbriani, deceduto nel 2013 a soli 37 anni a causa di un brutto male. Dopo averlo perso che ho cominciato a vagare per il mondo, da quando ho capito che questo mi permetteva di non tornare con la testa in quella maledetta stanza d'ospedale dove l'avevo visto andare via. E diciamo con il tempo poi quei viaggi che facevo in autostop mi permettevano di raccontare questa storia e mi permettevano di vedere dei risultati, vedere che effettivamente la sua storia aveva qualcosa che toccava il cuore delle persone e quindi secondo me valeva e vale la pena raccontarla. Ex centrocampista del Napoli alla fine degli anni 90 e condottiero del Benevento in seguito, sia sul terreno di gioco che sulla panchina, Imbriani è stato definito proprio dal fratello minore un campione di empatia ed umiltà. Quando Carmelo è caduto malato, si sono viste tifoserie avversarie unite sotto un unico striscione da nord a sud del paese, quindi, e questo secondo me esalta il buono dello sport, la parte bella del calcio e dello sport in generale. È il 15 febbraio 2013 quando Carmelo Imbriani, ex calciatore di Serie A, perde la vita a soli 37 anni a causa di un linfoma. Da quel giorno Gianpaolo inizia un viaggio che lo ha visto percorrere tantissimi chilometri e attraversare oltre 100 paesi in autostop e confidando nella generosità delle persone che gli offrivano ospitalità. In 9 giri intorno al mondo. E per lo più in autostop, perché appunto l'autostop mi permette di raccontare la storia di mio fratello, il motivo del viaggio, come lo stesso faccio con le persone che mi ospitano in casa. Un'impresa straordinaria, realizzata in solitaria, ma che metaforicamente racconta il viaggio di due fratelli che girano il mondo, l'uno abbracciato all'altro.
E dopo il servizio di Samantha Ciarla restiamo a Termoli, dove l'assessora alle politiche sociali Silvana Cicciola ha comunicato che sono aperte le iscrizioni per la mensa scolastica relativamente all'anno 2022-2023. Le adesioni dovranno essere effettuate tramite accesso SPID collegandosi al link termoli.ristonova.it/portale. La domanda può essere presentata dopo aver scaricato e compilato il modulo d'adesione all'ufficio protocollo del Comune di Termoli allegando copia del documento ISEE in corso di validità. Per eventuali informazioni è comunque possibile contattare l'ufficio istruzione del Comune di Termoli. Il profumo dei fiori di carta, interamente ispirato alla festa di San Pardo, vince il festival cinematografico Sacre Scene di Ardesio, che è divenuto un punto di riferimento nel panorama internazionale. Un'edizione che sarà certamente ricordata proprio per la presenza internazionale delle candidature, oltre 70 da 30 nazioni, assegnato dalla giuria del festival il campanile d'oro al vincitore assoluto Il profumo dei fiori di carta, appunto di Emilio Corbari, con la seguente motivazione. L'ottimo documentario riesce a creare un ponte delicato tra due comunità che vivono agli opposti dell'oceano. I preparativi della festa di San Pardo sono il pretesto per un confronto attento tra realtà e generazioni differenti. Il film ha ottenuto anche il premio della giuria popolare per aver trasmesso il significato religioso e culturale di una tradizione che custodisce e ravvia nel suo rituale legami spirituali oltre i confini geografici e generazionali. Siamo molto, molto contenti di questo premio che abbiamo ottenuto, ha detto il regista Emilio Corbari. Nel film raccontiamo della tradizione del paese di Larino, tramandata oltreoceano in Canada, a Montreal, dalla comunità larinese che qui è emigrata. Quindi complimenti per questo doppio riconoscimento. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà nelle prossime ore. Previsioni del tempo di giovedì 1 settembre. Nuovo peggioramento del tempo a causa di un impulso instabile che attraversa il Molise, determinando una giornata con rovesci e temporali diffusi. Non si escludono fenomeni anche di una certa intensità con locali grandinate. Venti da deboli a moderati, mare poco mosso. Queste le temperature: Campobasso minima 15, massima 26 gradi, Isernia 17-24, Termoli 20-25, Venafro 18-25. Gradi. Qualche istante di pausa, ci vediamo tra poco per la pagina sportiva, restate con noi. Eccoci di nuovo in studio per parlare di sport. Allora, la situazione del Campobasso è sempre più intricata. Mario Gesuè, il patron del club rossoblù, sta cercando varie soluzioni per quantomeno ripartire dalla Serie D, Serie D che partirà solamente tra 4 giorni, il 4 settembre. E però nelle scorse ore è arrivato l'affondo di Matt Rizzetta, che è il socio di minoranza del club, che ha criticato l'operato di Gesuè, non ha condiviso il ricorso in Consiglio di Stato e si è dichiarato disposto a perorare un progetto d'eccellenza. Sentiamo tutto da Vincenzo Ciccone. Ci sono sempre evoluzioni nel pianeta Campobasso. Dal 1 luglio ad oggi ogni giornata porta con sé numerosi colpi di scena e situazioni che mutano lo status quo ante. Le ultime ore sono trascorse quasi esclusivamente intorno ai due principali azionisti del club rossoblù, ossia Mario Gesuè e Matt Rizzetta. Il primo, dopo i colloqui avuto con Lotito, starebbe valutando di ricorrere al TAR del Lazio dopo il no della FIGC alla proposta del comune di attivare il Lodo Petrucci per consentire l'iscrizione in sovrannumero in Serie D ad un club rappresentante la città capoluogo di regione. Obiettivo del broker, quello di entrare nella quarta serie nazionale, per poi chiudere probabilmente la partita col patron della Lazio, che, almeno pubblicamente, ha promesso di voler essere della contesa in prima persona, sul modello Salernitana, società risalita dalla D arrivando sino alla A, anche come risarcimento morale per gli spareggi di Napoli, sortita che tra l'altro gli ha attirato le ire della più accesa tifoseria biancoceleste, da tempo erotta col proprio presidente. Il socio di minoranza Matt Rizzetta
Per conto del Nord Six Group, invece, ieri sera è uscito allo scoperto con un comunicato in cui, in sintesi, ha lasciato intendere di non essere stato d'accordo con la decisione di Gesuè ad adire al Consiglio di Stato, ma, per spirito di squadra, di averla accettata. Poi ha precisato come non ha voluto aderire al bando per la Serie D perché consapevole che non avrebbe colto nel segno. Poi, sempre Rizzetta, pur nell'ottica di voler impegnarsi esclusivamente in tornei nazionali per risarcire i tifosi dell'amarezza patita, si è detto pronto ad investire anche in un team di eccellenza del territorio per riportare in auge il calcio a Campobasso. Resterebbe solo da capire quale tra il Campo di Pietra e il Campobasso 1919. Con tanto di ultimatum e ulteriore nuova linea di demarcazione al suo operato, a Gesuè. Qualora quest'ultimo ricorresse al TAR, infatti, Rizzetta e il suo gruppo batterebbero in ritirata e si allontanerebbero da qualsiasi progetto calcistico nel capoluogo di regione. E per il basket è una Magnolia pronta a dare il massimo, quella che sta lavorando in questi giorni all'Arena in vista della nuova stagione, le ultime sul versante dei fiori d'acciaio, nel servizio con le immagini della seduta che si è svolta all'Arena realizzate da Maurizio Silla. Prosegue a ritmi serrati la preparazione per la Molisana Magnolia Campobasso. Le rossoblù, agli ordini di coach Mimmo Sabatelli, lavorano sodo all'insegna di doppie sedute tra Sporting Club ed Arena, con a parte il lavoro per l'equatoriana Blanca Quignonez. Per il resto, lontani dal gruppo sono la pivot francese Mila P, Canada con la nazionale transalpina del 3x3 per le Women's Series di Montreal, ed alcuni prospetti del vivaio, a Legnano Sabbia d'Oro per le finali nazionali giovanili di street basket. Dalla sua, la formazione Under 18, ha iniziato con un successo su Pesaro ieri pomeriggio e poi ha avuto la meglio anche sul team rappresentante la Sardegna in mattinata. Il gruppo rossoblu continuerà a lavorare senza soluzione di continuità sino a domenica, essendo presente sabato sera sugli spalti dell'Arena per seguire da vicino il confronto tra Napoli e Brindisi, scrimmage di Serie A in programma in città. In attesa di conoscere notizie in merito a quella che potrebbe essere la prima amichevole per il gruppo nel prossimo fine settimana, con certezza al momento la prima uscita per le rossoblu sarà nel weekend di sabato 17 e domenica 18 settembre a Ragusa, prima di affrontare nel fine settimana successivo il torneo Campobasso per lo sport all'Arena, con la Dinamo Sassari e l'ex Ciavarella di A1 e i team di A2 di Matelica e Roseto degli Abruzzi. Dal basket al volley, l'Europeo 92 Isernia suda al palafraraccio per arrivare al migliore dei modi alla prima di campionato in casa del Cutrofiano. Le ultime in casa blu fucsia con le immagini di Massimo Guglielmi. Una squadra carica e determinata a dare il massimo in vista del torneo di Serie B2 femminile di pallavolo. E questo è il ritratto dell'Europeo 92 Isernia, che ha iniziato giovedì scorso il suo avvicinamento al nuovo campionato. Sul parquet del Palafraraccio, il gruppo affidato a Luca Scandurra sta lavorando sodo per arrivare nelle migliori condizioni possibili al prossimo 9 ottobre, quando è in programma la prima uscita in campionato a Cutrofiano. Le blu fucsia, rispetto alla scorsa stagione, hanno mantenuto in organico la sola opposta e capitano Miriam Dacco. Nuove sono le registe Alessandra Nardi e Martina Lomoro, le laterali Arianna Peruzzi, Sofia Bianchella ed Erminia Sessa, le centrali Martina Petta e Sara Anselmo ed il libero Rebecca Ponton. La società peraltro resta alla finestra in attesa di completare l'organico con una terza centrale ed un ulteriore laterale in grado di ricoprire il ruolo sia di schiacciatrice che di opposta. Nel frattempo, per il club del padron Mauro De Toma, c'è ora da attendere unicamente là il periodo di precampionato, con prima uscita amichevole il 9 settembre, sul campo dell'Altino di B1. Il quarto quadrangolare Città di Campobasso e il terzo Clinic Città di Campobasso organizzati dal CUS Molise sono in rampa di lancio. Il doppio evento sportivo-culturale che come ogni anno si svolge all'inizio della stagione sportiva questa volta si terrà in due date diverse. Si partirà col futsal giocato il 10 settembre, quando al Pala Unimol dalle ore 15 si affronteranno in gare da 30 minuti CUS Molise, Manfredonia, Canosa e Spartak Casa Giove, quattro formazioni che avranno modo di testare la preparazione in vista dei rispettivi impegni di campionato. E poi il 30 settembre invece a partire dalle 11 sarà la volta del Clinic con in cattedra al Pala Unimol relatori illustri quali il selezionatore tecnico del
della nazionale italiana di calcio a 5 Massimiliano Bellarti e il professore Germano Guerra, che è docente universitario, direttore del Dipartimento di Medicina di Unimol e direttore del programma assistenziale di medicina dello sport. Per info e prenotazioni inviare una mail a marco.sanginario@unimol.it, la mail del mister del CUS Molise. Bene. Questa era la nostra ultima notizia che vi ricordo del TG, che vi ricordo potete rivedere online collegandovi al sito www.teleregionemolise.it. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento su Teleregione.